Come sempre accade, quando il prezzo di Bitcoin è vicino ai valori massimi, ecco che arrivano un sacco di persone che si avvicinano per la prima volta al mondo delle criptovalute. E chiaramente cosa fanno? Vanno sui gruppi specializzati e chiedono: bene, e adesso da dove inizio? Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vorrei farti capire da dove iniziare se è la prima volta che ti avvicini al mondo delle criptovalute. E per quanto mi riguarda, la prima cosa da sapere è come non farsi fregare. Infatti, se è vero che Bitcoin in sé non è assolutamente una truffa, c'è tutto un ecosistema di truffatori, ladri e scrocconi che orbita attorno al mondo delle criptovalute e che farà di tutto per provare a fregarci. Quindi, per quanto mi riguarda, la primissima cosa da fare per avvicinarsi al mondo delle criptovalute è conoscere queste truffe in modo da poi poterle evitare. Se quindi vuoi evitare di farti fregare, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Le principali truffe del mondo Bitcoin e criptovalute sono state riassunte in questa bellissima infografica che ho trovato online. Cercherò quindi di seguire i punti elencati in questa infografica e darti le informazioni essenziali nel più breve tempo possibile. Ok, partiamo subito da qui. Fake support team. C'è una truffa che gira nella quale i truffatori ci contattano presentandosi come impiegati di questo o di quell'exchange. Ci dicono ad esempio: ciao, siamo di Coinbase, stiamo verificando il tuo account, mandaci la password per accedere. Ora ragazzi, stiamo alla larga da queste cose, massima attenzione, il vero supporto tecnico di questi exchange non ci contatterà mai in prima persona se non li abbiamo contattati a nostra volta. Chiaramente leggiamo tutte le mail che ci arrivano, che sembrano provenire dal nostro sito, dal nostro exchange preferito, ma non rispondiamo mai inviando le credenziali d'accesso. Un'altra truffa molto popolare è quella del pump and dumps. Come funziona? Ci sono un sacco di persone, questa funziona molto su Telegram, ad esempio, che ci contattano dicendoci di partecipare al loro gruppo di pump and dump, ovvero una serie di persone che si mettono d'accordo per comprare delle criptovalute generalmente di piccola capitalizzazione, e tutto questo acquisto di tutte queste persone allo stesso momento fa schizzare in alto il prezzo. L'idea è di far schizzare in alto il prezzo per poi vendere quando la moneta raggiunge i massimi e quindi incassare una bella sommetta. Ora ragazzi, questa cosa, lo diciamo subito, è illegale nel mondo della finanza tradizionale, ma viene concesso nel mondo cripto proprio perché non c'è alcuna regolamentazione. La versione corta è: ragazzi, non partecipate a questi schemi pump and dump perché generalmente sono delle fregature e sarete proprio voi a rimanere con il cerino in mano. La prossima truffa è quella delle email di scam. Chiaramente ci sono un sacco di individui che ci contattano proponendoci questo o quel prodotto, sempre fingendosi spesso per rappresentanti di società con una certa importanza, però ragazzi, lo scopo ultimo è farci fregare. Non accettiamo e non seguiamo link presenti nelle mail, ma piuttosto colleghiamoci ai siti che hanno comunque una buona reputazione, che parlano di questi argomenti, per sapere quali sono le opportunità e le ultime novità. Ok, proseguiamo, gli schemi Ponzi e il multilevel. Occhio ragazzi, anche in questo caso qui il mondo delle criptovalute e in particolare quello di Bitcoin non si basa sull'idea di invitare altre persone ad iscriversi tramite i nostri link di referral, ma l'idea è appunto quello di creare un nuovo sistema monetario. Se quindi c'è un progetto che ci contatta dicendo che diventeremo ricchi semplicemente coinvolgendo altre persone, questo probabilmente è proprio uno schema Ponzi, ovvero uno schema che si autoalimenta grazie agli versamenti dei nuovi arrivati. Tenetevi alla larga perché c'è tutto da perdere e nulla da guadagnare. Un'altra truffa alla quale prestare attenzione è quella dei siti web clonati. Ragazzi, di nuovo massima attenzione, perché i truffatori registrano dei domini simili a quelli dei siti ufficiali che in realtà sono dei siti trappola. Ad esempio possiamo pensare al sito Binance, che è uno degli exchange principali, ha un sacco di siti registrati con Binance, ad esempio con 2 oppure 3n.org.net, con le estensioni più disparate, che copiano la grafica dell'exchange legittimo per poi invitarci a fare login inserendo il nostro nome utente e la password, e in questo modo ci possono poi fregare le credenziali di accesso. Come proteggersi da questa truffa? Semplicemente ragazzi, usate i preferiti, ovvero mettete nei preferiti i siti legittimi dei vostri exchange, quelli che usate più di frequente, e poi per accederli cliccate sul vostro preferito e sarete così sicuri di accedere direttamente al vero sito dell'exchange che utilizzate. Procediamo ancora qua sotto. Malware.
Anche in questo caso, ragazzi, c'è una marea di malware che è legato al mondo delle criptovalute, ce ne sono di ogni tipo. Alcuni virus, ad esempio, si presentano come programmi per guadagnare in modo facile, gestire i nostri bitcoin per raddoppiare i guadagni, magari facendo trading. In realtà quello che fanno è semplicemente installare un miner sul nostro computer, ovvero fanno lavorare il nostro computer per guadagnare loro e non noi. Altri tipi di questi malware sono delle sorte di keylogger, ovvero vanno a copiare e inviare al gestore di questi malware tutto quello che noi scriviamo sul nostro computer. Quindi massima prudenza, ragazzi, scaricate eseguibili i programmi da siti realmente autorevoli sulla materia e non utilizzate solamente Google per trovare le risorse appropriate. Procediamo ancora e parliamo di tutti i servizi di cloud mining. Come funziona? Ci sono moltissime aziende che propongono di effettuare il mining, quindi la procedura che genera Bitcoin in modo remoto, ovvero non dovremo installare presso casa nostra il macchinozzo che serve per fare mining, quindi per generare Bitcoin, ma lo faremo su un server remoto gestito da queste società. Ora, ragazzi, in realtà questa non è una truffa a prescindere, è semplicemente che il modello è molto difficile da sostenere e quindi la maggior parte di queste iniziative che abbiamo visto sono delle truffe che in realtà non hanno affatto la capacità di calcolo necessaria per fare mining in uno sito remoto, ma semplicemente cercano di coinvolgervi e spesso riportano anche, appunto, a quello che dicevamo prima, sono legate ad esempio all'attività di reclutare nuove persone, ma in realtà non c'è nessun server che faccia mining, non guadagneremo niente e di nuovo l'unico scopo di questa truffa è farci versare il capitale necessario per iniziare a fare mining. Di nuovo, lo ripeto, non tutte queste attività sono truffaldine, ci sono alcuni servizi che possono essere leciti, però in linea di massima io raccomanderei di starne alla larga, perché capire quali sono quelli validi da quelli che non lo sono e soprattutto che riusciranno a rimanere in piedi nei mesi e negli anni a venire è estremamente difficile. Procediamo ancora, social media scams, ce ne sono un sacco e in particolare fanno un po' il paio con quello del contatto del finto supporto tecnico oppure con le mail di scam. In particolare su Facebook, su Twitter, su Reddit ce ne sono in continuazione un sacco di persone che ci promettono dei guadagni facili. Lì, ragazzi, l'abbiamo già capito, bisogna stare alla larga da queste cose e informarsi sulle opportunità su siti autorevoli che trattano questo argomento. Ancora, proseguiamo tra le nostre truffe, parliamo di finti exchange. Ora, i finti exchange che cosa sono? Sono sostanzialmente degli exchange che aprono, magari funzionano anche correttamente, però vanno avanti pochi mesi e dopo un po' track, spariscono di colpo e si portano via tutte le nostre monete. Quindi, ragazzi, per utilizzare, per comprare criptovalute, per fare trading, ci sono un sacco di exchange affidabili, come possono essere ad esempio Coinbase, Binance, molti altri anche con base in Europa. Utilizzate quelli, non andate a cercare degli exchange nuovi che magari non sono stati ancora validati da altre persone. Proseguiamo nel nostro giro di truffe, parliamo di fake ICO, ovvero oggi in realtà questo fenomeno è sicuramente in calo. Una volta però c'erano le initial coin offering, ovvero nuovi progetti che le venivano immessi sul mercato e proponevano di lanciare la propria moneta e cercavano investitori. Nel 2017 c'era stato una vera e propria febbre, una vera e propria corsa all'oro legata a questa attività. Oggi le ICO sono veramente molto calate, ce ne sono pochissime di lecite, quindi mai come oggi è importante valutarle con la massima attenzione e investire solamente su progetti che avete studiato a lungo e in cui avete realmente fiducia. In linea di massima, ragazzi, investire sulle ICO, per quanto mi riguarda, non è un'attività per principianti, dovreste evitarla se state cominciando solo adesso e farla solo dopo che avrete accumulato un po' di esperienza. Proseguiamo ancora con l'ultima truffa elencata in questa infografica, sono i finti wallet. Attenzione, quindi questo fa un po' il paio con il malware che abbiamo visto prima. I fake wallet sono semplicemente dei programmi malware, in questo caso, che o sono basati su un vero wallet reale, affidabile e ben funzionante, ma sono stati sabotati per installare all'interno del codice un programma che invia al gestore del malware le nostre chiavi di accesso e quindi ci può rubare tutte le monete, o semplicemente hanno una bella interfaccia grafica, non funzionano e sono espressamente disegnati per rubare tutte le nostre monete. Per stare alla larga da questo truffa, ragazzi, ci sono due soluzioni. La più semplice è installare un software per la gestione delle criptovalute, quindi un wallet bene riconosciuto. Io personalmente vi raccomando di valutare Exodus, oppure se il vostro investimento è un po' più sostanzioso e volete essere ancora più sicuri di non avere problemi, la soluzione definitiva a qualsiasi problema di wallet fasulli è l'utilizzo
l'utilizzo di un wallet hardware. Ne ho parlato nel video dedicato che ho proposto sul canale qualche tempo fa. In particolare, velocissimamente, questi wallet hardware sono completamente separati e anche in caso qualcuno riuscisse a installare un malware sul vostro PC, non riuscirà ad entrare nel wallet hardware, quindi non avrà più tecnicamente modo di rubare le vostre monete. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Se ho dimenticato qualche truffa, fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa non ho trattato e come fare a proteggersi. Se invece il video ti è piaciuto, ti chiedo come sempre di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, PC, Linux, Bitcoin e Android e tutto il resto, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao.